E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi voglio proporre un video un po' particolare, una giornata tipica di lavoro durante la quarantena. E via col video! E buongiorno ragazzi, ore 3:30 del mattino, ci si sveglia anche in questo periodo di coronavirus perché io faccio l'operatore ecologico, quindi bisogna svegliarsi presto. Adesso ragazzi, colazione, ci prepariamo un bel tè bello caldo. Compagnia di lei, eh? Olli, stronza. Olli, il nostro leone, la nostra leonessa. Olli. Bene, ora vado a cambiarmi per il lavoro, ma comunque vado anche se... Ok, pronti e si parte. Fa molto freddo, ragazzi, fa molto freddo. Ma noi andiamo a lavorare allo stesso. A dopo. Ok ragazzi, arrivato a destinazione, ora inizio il turno di lavoro, ci vediamo più tardi. A dopo. Ok ragazzi, finito il turno di lavoro, adesso mi reco a prendere, ad acquistare il mangime per i cani, mangi crocchette per i cani, visto che se no muoiono di fame, almeno quelle penso che si possano andare a comprare. La situazione del traffico è questa. Ore 12, traffico assente. Zero 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 zero. Questa è la fila fuori dalla posta. Non so se vedete, penso di sì. Acquisti fatti, ora andiamo a fare benzina. Cioè, guardate il prezzo della benzina. $1,389. Bassissimo. Ok, arrivato a casa. Mi aspettano le due bestie qua. Le due bestie. Bestiace. Bestiace. Mi lasciate andare, bestiace. Vai ciao, vai ciao, vai ciao, vai ciao.
ora si mangia un po' di relax e poi vediamo cosa fare. Un'idea ce l'ho. Ora ragazzi, bella pulita al garage. Mi raccomando, fate la raccolta differenziata. E niente ragazzi, adesso 17:30, adesso guardo un po' di video su YouTube di qualche collega e poi niente, aspettiamo le 18 per il bollettino del solito del coronavirus e poi cena e poi nanna. Attualmente positive è di 80.572. Ormai l'appuntamento col bollettino è diventato una consuetudine, tanto siamo a casa, quindi comunque ora si va a cena e poi a nanna. A domani. Ecco, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di continuare a seguirmi se volete avere notizie e aggiornamenti sui prossimi viaggi che spero che andremo a fare a breve in moto. E alla prossima. Ciao ciao.